3 anni, Vince. 3 anni, ma lasciate e non so nemmeno il perché. Dopo 3 anni, Marisa mi lascia e si mette con uno svedese. Con uno svedese? Mi sto solo. Sto solo. Tony, ti capisco, saccio, però cedo un po' sacco, sì, hai capito o no? E perché? Perché secondo te mi fa piacere di stare così. E allora? Adesso mi fa piacere di stare così. Io sto male. Io sto solo, capite, Vince? Sto solo. Io non ce la faccio più. Io penso sempre a loro. Perché so che tutte le cose che io e lei ci raccontavamo quando stavamo insieme erano tutte... Tony, perché non ci veniamo a capri? Mi ce lo amma sotto a che sta qui, ah? E non fa niente. Tengo l'impermeabile, tengo. Io so così, però, Tony, non lo so. È che io non ce la faccio. Io penso sempre a lei, penso. Tony! Hai scritto un'arma, mi sembra fatta arrivare a mocca. Scusa, ma l'occasione non è manco mia, ma... Vince! Vabbè, Tony. Abbi pazienza, io non l'ho fatta apposta. Io lo faccio perché mi devo sfogare, capito? Sto male. Fuoco, ma schizza, che se acqua sporca, cadrama, roba, ma... Abbi pazienza, fammi sfogare, Vince. Vince, ti prego, fammi sfogare, io sto male, fammi sfogare. Fuoco, Tony, che te c'eri? Schizza. Sì, ti fa bene che sfuga, schizza. Grazie. Oh, ietto guazzone, che già fa? Andiamo, Tony, mo andiamoci in casa almeno, va bene? No. Ci va ma sotto a che sta, quindi non lo so, io dico pure per te, Tony. Secondo me, io non so che ti aggiarisci, perché io vedo una colpa pure da parte tua in questa cosa, hai capito o no? Io vedo una colpa da parte tua perché lei è stata sempre troppo vicina, secondo me. Cioè, che vuoi questo e le date questo, vuoi quest'altro e le date quest'altro. È troppo, Tony. Hai ragione, forse hai ragione. Picciò. È colpa mia perché lei mi voleva avvisare, secondo me. Me lo voleva dire. Perché andavo sempre a lavorare, stavo sempre in giro e lei stava troppo sola. E me lo voleva dire, mi voleva avvisare. E me l'ha detto un sacco di volte. Tony, tu mi lasci troppo sola, mi lasci troppo sola. Ehi, vabbò, Tony, ma non fa così, ma povera, che avete messo, Tony? No, ma lei me lo diceva perché mi voleva avvisare. Ehi, vabbè. E me lo diceva. Tony, io sto troppo sola. Io non c'ho un cane con il quale parlare, non c'ho un cane con il quale parlare, non c'ho un cane con il quale parlare. Boh, Tony, lasci sta, non c'ho un cane con... Cioè, se sollevano un cane per parlare, se pigliavano un cane, no, a un svedese, Tony. Cioè, la scelta è stata precisa. Oh, svedese, sennò stanno tanti cani, Tony. Lascia sta, guarda, Tony, andiamoci in casa, ma ecco, non parliamo per bene, almeno. È colpa mia, Vince. Tony. Vince, è colpa mia. Tony, allora dai, andate a stare, per piacere. Non fa niente, schizzo. Sì, sfugò a casa, stai meglio, schizzo. Stai già... Tanto io mi hai combinato una chiave, Tony, ma all'inizio, perciò sta così, ma io ce ne andiamo a casa, parliamo un po' tutti e due, io ti faccio a brega, Tony. Anche le bambine sono stentarelle, pallidine. Oh signora, non le porta a sciare? Ma cosa dice anche lei? Sci, cavalli, mare, sotto coppe di peltro, ma chi se li ricorda più? Qui un paio di scarpe per andare a scuola già diventano un problema. Io faccio miracoli, ma non basta mai, mai! Ma amore, cippa lippa, ma io non... Tu! Io cosa? Ma io faccio l'impossibile. Di che cosa m'accusi? Di non essere più quel personaggio straordinario che eri al telefono! Per forza, al telefono eravamo... Ecco! E poi, che hai fatto il passo più lungo della gamba! Smettila! E cosa sono queste scene a tavola? E adesso svelta, vai in bagno a lavarti la faccia. E torna solo quando ti sei calmata. Avanti, marci! E tu? Come le permetti di trattarti in questo modo? Davanti agli occhi. Davanti a tutti. Davanti alle bambine. Calippa. A proposito di bambine. Che cosa fate voi ancora alzate a quest'ora? A letto subito. 1, 2, 1, 2, march! Sì, papi! Ciao, papi! Buonanotte, papi! Compiete le scene, sto... Ma dico, ma che famiglia è questa? Ma che razza di capofamiglia sei tu, eh? Beh, una mia tutti torti, però,
Papi! Io ti spacco la testa, papi! Mettila giù, papi! Coltello! Fermo! Coltello! Un taglia è da pesce! C'è anche il pesce e il surgelato! Truffatore! Mi hai ritirato una pazza isterica! Una megalomane! L'hai conosciuta dallo psichiatra! Che volevi che fosse? E che cosa vuoi da me? Oh! E lasciatemi! Via, è finito. Ora sfogati. Tu. A fare così, cippa lì. Dategli un po' d'acqua. Via. No. Whisky. Ingrata. Proprio ingrata. Io di così cosa potevo fare? Mi sono rimesso anche a lavorare in proprio. 5 tombe di famiglia ho fatto. Però. Le ho sacrificato tutto. Giù via. Non ci pensare, vuoi venire a prendere una boccata d'aria, eh? No. Vuoi che ti portiamo a far pipì? No. Che si potrebbe fare per svagarti? Ah, lo so. Si va alla stazione. Sì, giusto. Buonite quello che ci vuole. A far che la stazione? Te non ti preoccupare. Piuttosto dacci una mano a convincere i Melandri. Ma che ci vuole a convincerlo? Caro Melandri, ascolta bene il parere di un clinico. Diagnosi. La donna così, tu non la reggi. No. Cura? Scaricala. Ma come faccio? Te ne vai. Piano, piano. Certo. Hai un soprabito. E su in camera. Lascialo stare. Pianino. Andiamo. Sì. Coraggio. Ma come l'affronto? Ma che te ne frega? Che le dico? Niente, te ne vai e non ti fai più vedere. Ma loro come fanno? Via, bella com'è, un altro pischero lo ritrova tu subito. Non si fa perdere tempo. Ma io l'amo! Zitto, ti sente? Queste sono cose secondarie, senza importanza. Ma poi ti passa. Anch'io ho sofferto. Ho sofferto come un cane per quasi 3/4 d'ora. Cammina su. Fatti piano per le scale. Piano.